Hey chickens, via dal barbecue, che sennò vi mangio stasera. Hello, hello, hello. Sono galline in fuga queste. Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Il punto della situazione è questo: in Italia, in Friuli, abbiamo avuto un caldo anomalo che all'inizio si pensava, all'inizio parlo di maggio-giugno, fosse un caldo più sopportabile dell'altro anno. Infatti ci sono stati notevoli ritrovamenti di funghi, specialmente funghi porcini. Poi le cose sono andate drasticamente peggiorando, in quanto il caldo è aumentato a dismisura e siamo arrivati a temperature più calde dell'altro anno. Io abito vicino al mare, vi posso dire che i livelli dell'acqua dell'Alto Adriatico quest'anno hanno raggiunto punte di 34 gradi, qualcosa che non succedeva mai nemmeno dal 1700, era perfino riportato sui giornali. Temperatura dell'aria anche notevolmente alta, quindi vi parlo di temperature di 29 gradi a mezzanotte. La scarsità di precipitazioni ha fatto sì che ho deciso di posizionare la prima settimana di ferie che ho quest'anno con una prima escursione, vacanza in Austria. Questo perché, guardate invece qua, clima sempre nuvoloso, piovoso, guardate questi boschi. Praticamente ho affittato per 4 notti una casetta sperduta in una vallata e da cui trasmetterò video uno per giornata. In questo primo video potete vedere il paesaggio. Dietro di me si estende bosco, bosco, bosco e di fronte a me, dall'altra parte, ovvero per di qua, vedete prati verdi, boschi, ettari, ettari, ettari di abetaie con tantissime specie fungine. Adesso vi faccio vedere rapidamente la casa. Ho preso in affitto, c'è una zona barbecue esterna tipo giardinetto con le panchine e questa è la casetta. E qua adesso entriamo in casa. Qua abbiamo la cucina, stufa a legno, il fornellino per cucinare, il lavello, caffettiera, il mio super essiccatore che fungerà da fonte di riscaldamento durante la notte perché resterà acceso 24 ore su 24. Vi ricordo che qua arriviamo a minime anche di 6 gradi. Questo invece è un bellissimo spazio dove penso pranzeremo e ceneremo e faremo le colazioni, perché è molto più rustico dell'altra zona della cucina. Qua abbiamo la finestra da cui mi scruto i boschi la mattina mentre faccio colazione. Uno stereo, un divanetto. Qua dietro la porta dove eravamo appena entrati ho un'altra macchina del caffè, tostapane, frigorifero. C'è tutta la nostra scorta. Qua lasciamo i nostri scarponi e la nostra attrezzatura da montagna. Abbiamo un bagnetto super lussuoso, ben curato, con doccia. Mentre andiamo di sopra. Eccoci qua, qua siamo al piano di sopra. Abbiamo questi prestigiosi teschi di caproni austriaci. Questo che penso sia un falco imbalsamato. Ho visto che nelle case da queste parti tengono molti animali imbalsamati. Addirittura vecchi utensili, quindi tipo segoni di 2 metri. Prendiamo l'auto, andiamo a quote più elevate, quindi dai 1250 che sono qua saliamo circa sui 1300-1400 per vedere com'è un po' la situazione su quei boschi. Qua ai margini, i boschetti qua degli abeti attaccati a casa, ho trovato solo galletti, russole, piccole boletacee, però del piede rosso insignificanti o di suillus, quindi ci spostiamo un pelino più in su. Eccoci qua, usciti di casa, siamo appena arrivati frontalmente al bosco, proprio guardate sulla strada. E ho notato quella cosa lì, vedete? Mangiucchiata,
semi bianca sul cappello, dovrebbe essere un porcino che è circa 60 metri da me. Adesso andiamo ad indagare. Eccolo ragazzi, un bel porcino completamente marcio e sfatto. Speriamo ce ne siano degli altri in giro. Ragazzi, uno dei miei più grandi segreti quando sono in montagna per la ricerca di funghi è farmi guidare dai vitellini come questo che la sanno lunga e ti portano dove ci sono i porcini, perché a loro piacciono un sacco. È vero? Allora, diversi porcini sfatti, vecchi di almeno una decina di giorni. Adesso ho iniziato a trovare russole e questi funghetti qua che nascono nella cacca che vi vorrei far vedere. Cacca di mucca, ragazzi, guardate che funghetti. Belli loro. Quindi se ci sono loro vuol dire che c'è segnale di umidità e infatti qua si parte con delle astronavi aliene. Ho beccato la pioggia stamattina e ieri notte. Ma questo qua è l'incontro, guardate, è sodo. Incontro con i primi edulis austriaci relativamente sani. Guardate, chiaramente li puliremo e li faremo essiccare. Sono comunque ancora ai bordi dei sentieri e dei boschi, quindi manteniamoci dove ci sono temperature, ci sono i raggi del sole, temperature un po' più alte rispetto all'interno bosco, perché nell'interno bosco ancora fresco, umido, specialmente di mattina, non si trovano. Guardate ragazzi, in un piccolo tratto tanti galletti, almeno loro dai mi soddisfano. Porcini ho continuato anche il mio amore a trovare esemplari sfatti, però invece i galletti con quell'umido che c'è, guardateli, sono belli grossi. Esemplari davvero davvero splendidi, guardate, guardate, guardate che belli, guardate se non sono fantastici queste pseudo lamelle. Le adoro e basta. Guardate le dimensioni di un galletto, wow, fantastico. Galletti, galletti, galletti ovunque, ci sono veramente galletti dappertutto ragazzi, guardate qua, sono sia cibarius che varietà ametistus, violacei, veramente belli, guardate, hanno solo preso la pioggia ma sono veramente belli, guardate qua in mezzo, guardate. Guardate che esemplare. Cioè, anche questo è un signor galletto. Guardate. Guardate che galli. Mio Dio. Ehi ragazzi, volete sapere cosa ha trovato il mio amore? Un bel cappellino di quelli piccoli. Guardate dietro lì. Si tentava di nascondere, però guardate, guardate le dimensioni, è impossibile che cose simili si nascondano.
paura, ragazzi, paura di cose simili. A qualche giorno, però, guardate. Guardate. Mangiato il gambo, il cappello magari se lo secchiamo è salvabile, chiaramente da togliere tutta la spugna. Questo gambo secondo me, guardate, è mega rigido, però essendo l'unico in questa zona hanno iniziato a mangiarlo i vermi. Quindi io lo lascerei qua, preleverei solo il cappello. Muscarie, amore, guarda le muscarie. Vi mostro come appare un esemplare giovane e in perfetta forma. Guardatelo, un edulis, bordo del capello bianco, completamente infisso nel terreno. Con le sue belle lumachine che lo stanno morsicando. Eccolo qua. Siamo rientrati a casa dal bosco, ci siamo docciate, abbiamo cenato. Adesso arriva il classico momento di pulizia dei funghi. Dobbiamo eliminare, vedete qua, tutte queste lumachine, tutte queste bestioline, pulirle, lavarle e prepararle per l'essiccazione. Oggi ci siamo limitati a una camminata solo nelle zone proprio vicine a casa nostra. Diciamo che non c'è stata una grandissima presenza di funghi, tantissimi galletti a causa delle piogge dell'ultima settimana, però per quanto riguarda i boletti abbiamo trovato solo 5 edulis fatti, un edulis di cui terremo solo il cappello e altri 2 edulis piccolini di buttata freschi. Quindi a mio avviso sotto i 1200 metri, abbiamo controllato anche venendo su verso i 1000, c'è scarsità assoluta di funghi. Domani ci manterremo dai 1250 in su. Questo qua è il bottino di oggi, è una bella cesta colma di galletti e 2 porcini. Uno è là sotto e sulla base della ciotola c'è il cappellone da essiccare. Io adesso mi pulisco tutti questi galletti, ce l'ho sempre con i galletti perché per essiccarli bisogna lavarli, stare attenti a non lavarli troppo perché diventano troppo umidi, piombi d'acqua e dopo sono difficili da essiccare. Bisogna tagliarli a metà, metterli via in più fette nell'essiccatore. Amo molto di più essiccare solo porcini perché li prendo, li taglio semplicemente a fette lunghe e li divido in sezioni e li metto ad essiccare nei vassoi comodissimamente. Spero che il primo video informativo vi sia piaciuto. Vi ricordo di lasciare un like, iscrivervi al canale, condividere il video e noi ci vediamo al prossimo video con nuovi ritrovamenti.